Soprattutto alla convinzione che facesse produrre più latte alla neomamma. Si ebbe così la sua presenza sulla tavola, anche per alcuni altri membri della famiglia, per molti giorni. Era uso per Lina fare il pane e i dolci in casa e il forno della cantoniera aveva ripreso vita da quando era arrivata in quel luogo. Nel periodo delle festività, la casa era letteralmente invasa da una quantità di dolci di cui Lina custodiva rigorosamente le ricette: tartallicchi, frittelle di verdura e ciambelle al vino, all'anice e all'uovo.